su questa nuova generazione democratica. In poche parole proviamo a raccontare quella che è una storia, una sfida che noi abbiamo iniziato un anno fa. Noi giovani coraggiosi, noi giovani liberi e democratici, abbiamo iniziato una nuova sfida con le primarie dell'organizzazione giovanile del PD. Abbiamo deciso di metterci in campo, di definire con chiarezza quello che era il nostro obiettivo, esserci, contare, incidere su quelle che sono le scelte che riguardano la nostra generazione. Troppo spesso veniamo catalogati, immaginati come questa generazione iPod che si mette le cuffiette, che si allontana, si è improntata a questo individualismo, sarei dire quasi esasperato, e sostanzialmente risulta essere lontana da un'idea di partecipazione, di confronto con la società. Forse questo non è il nostro caso, noi sicuramente vogliamo immaginare una partecipazione. Immaginiamo anche l'idea di essere concreti, leggeri ed esatti. E questo è il nostro spirito, la nostra attenzione. Una concretezza che sappia guardare a quello che i giovani ci chiedono. Per troppo tempo siamo stati lontani da queste idee. Viene visto il partito come una forma di categoria chiusa, una incapacità di parlare alla gente, di stare in mezzo ai ragazzi delle scuole, delle associazioni e delle università. Su questo noi ci siamo battuti, ci crediamo fermamente. Leggerezza anche nei mezzi di comunicazione, e quindi questa generazione 2.0 che vuole parlare con le nuove forme, con le nuove categorie dell'informazione, che vuole confrontarsi apertamente con la società, sapendo immaginare anche, e in questa rivoluzione verde, Francesco, noi ci crediamo davvero, perché sicuramente non c'è futuro se non c'è sostenibilità. Sappiamo bene quanto importante sia questa sfida, e l'esattezza, oserei dire quasi quella del pragmatismo quasi britannico, una forma di incidenza diretta su quelle che possano essere le categorie e le sfide che riguardano tutti noi giovani. E forse proprio questa categoria di giovani nuova, questi millennials che hanno rappresentato i guru, la struttura portante anche della campagna di Obama, rappresentano secondo me il seme di questo vero PD. Noi siamo una generazione che ha scommesso sul Partito Democratico, che molto probabilmente ci crede davvero, che ha votato soltanto Ulivo e che vuole andare fino in fondo in questo progetto. Chiaramente per andare fino in fondo in questo progetto però ci vuole la forza e il coraggio di osare. Dobbiamo avere veramente quella voglia di declinare questa idea di libertà e di democrazia in una maniera sana, in una voglia di definire in questa categoria, in questo gruppo che secondo me è davvero il più coraggioso, che ha fatto avvicinare molti, e l'abbiamo visto su tanti territori, su tanti, diciamo, davvero bravi amministratori. Vedo tanti ragazzi, che Matteo su tutti, Matteo Renzi, ma vedo in sala Francesco Soro, Antonio Mazzeo, tanti bravi amministratori che si sono impegnati, che hanno vinto la loro sfida. E quindi a chi mi parlava di una serie di categorie anche per quel che riguarda il congresso, quella che è un'idea che vede il sogno, che vede l'accordo politico, che vede la mediazione. Ebbene, noi da giovani non possiamo che immaginarci sognatori. Siamo qui per condividere con voi questa passeggiata, questa visione, che possa portarci, perché no, anche a scommettere. Se Matteo Renzi avesse seguito i consigli più prudenti, più cauti, magari non sarebbe arrivato dove è oggi. Immaginiamo anche noi. Immaginiamo anche noi una sfida vera, perché no? Sono d'accordo con la senatrice Binetti che ci dice non parliamo di giovani come giovanilismo, perché sarebbe il male più grave per questa generazione. Forse la sfida vera per far incidere con sostanza questo gruppo, questa struttura che è presente in tutti i territori, che ha saputo incidere nell'organizzazione giovanile, ma che vuole dire la propria anche in questo dibattito precongressuale, magari con toni meno da esperto, meno da politico navigato, però vuole dire sostanzialmente: perché no? Condivido con voi questo sogno, perché no? Immaginiamo un'apertura, una sfida vera, magari facendo incidere veramente, e non solo a parole, quindi il patto generazionale nostro con chi è giovane quanto noi, un po' meno solo anagraficamente, concludo, può essere veramente quello di scommettere come su questa generazione. Io ve lo chiedo a questa sala, chiedo all'assise democratica di questa struttura, di questo gruppo, di scommetterci, perché se davvero il futuro è nostro, per noi oggi è già domani e noi siamo pronti. Grazie. Franco Brussa, che...